Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Negli ultimi giorni sono trapelate le scan del prossimo titolo di CoroCoro che, per quanto non riveli nulla di ufficiale, nulla di clamoroso, presenta alcuni dettagli che secondo me vale la pena di analizzare. Quindi direi di non perderci in ulteriori indugi e di iniziare fin da subito. Prima però vi invito a vedere il video fino alla fine perché sul finale andrò a dire alcune cose riguardanti il canale che è bene che voi sappiate. Detto ciò direi di iniziare con la primissima scan che ci mostra niente po' di meno che le fusioni tra Solgaleo, Lunala e Necrozma. Già, fusioni perché CoroCoro, pensando di star parlando a un branco di pirla, ha pensato bene di specificarlo con questa scan che erano fusioni. Voi non l'avreste mai detto, io ho il titolo clickbait e siamo tutti felici e contenti. Ora, a parte gli scherzi, ovviamente, CoroCoro ha rivelato anche alcune cose riguardo a questi particolari Pokémon. Ad esempio, veniamo a conoscenza del fatto che Necrozma assorbirà letteralmente Lunala e Solgaleo per avere l'opportunità di fondersi, cosa che andrebbe a confermare le varie teorie che erano state fatte a riguardo e che io stesso ho portato sul canale. Inoltre, i due Pokémon conosceranno le rispettive mosse peculiari sia di Solgaleo che di Lunala, quindi Astrocarica e Raggio d'Ombra. Infine, ragazzi, oltre vabbè ai nomi giapponesi rivelati, che sicuramente saranno diversi da quelli italiani, quindi non sto neanche qui a dirveli, abbiamo un'ulteriore novità riguardo a questi Pokémon. Difatti, in una seconda scan che possiamo vedere e che potete vedere qui in sovrimpressione, abbiamo, oltre al vario bordello classico di CoroCoro, due immagini di gioco rispettivamente di Ultrasole e Ultraluna, dove vediamo i due leggendari nell'atto di essere assorbiti da Necrozma stesso. Ora, ovviamente qui inizierò a speculare un pochino e di certo non sto qui a dirvi la verità, ma ragazzi, mi sembra quasi che quel Necrozma dietro a Solgaleo e Lunala, che li sta abbracciando fra tante virgolette con le sue lunghe braccia, stia uscendo da una sorta di portale. E quale cosa migliore, quale portale migliore se non quello che si trova sopra all'altare dedicato a Solgaleo e Lunala? Ovviamente questa, come ho detto prima, è una semplice speculazione, una supposizione che potrebbe tranquillamente essere vera come falsa, dato che non ho prove evidenti che Necrozma stia uscendo da quella cosa lì dietro, non so neanche che quella cosa lì sia un portale, non so neanche se sia quello sopra l'altare, ma potrebbe sicuramente essere, e quindi secondo me è una cosa interessante da far notare. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo fattore nei commenti. Inoltre, ragazzi, volevo porre l'attenzione su un dettaglio che poi ci servirà da collegamento per la prossima scan. I nomi giapponesi delle due fusioni potrebbero essere tradotti in italiano, come suggerito da Pokémon Millennium, con Criniera del Crepuscolo e Ali dell'Alba. Avete sentito bene, Crepuscolo. Ora, non che ciò sia così tanto indicativo, ma se abbiamo una forma Crepuscolo e una forma Alba delle fusioni di Solgaleo e Lunala, perché forse non potrebbe essere lo stesso con Lycanroc? Mi spiego meglio. Abbiamo un Lycanroc forma crepuscolo. Ora, visto che abbiamo anche la forma di Lunala, che è alba, perché non avere un'altra forma di Lycanroc? Sempre con il nome in riferimento in sostanza all'alba. Sarebbe una cosa molto interessante e questo sarebbe un altro dei tanti indizi che ci porterebbe a supporre una cosa del genere. Come ho detto prima, questa piccola supposizione ci serve da collegamento per l'altra scan dedicata per l'appunto a Lycanroc Crepuscolo. Ora, in questa scan vengono rivelati alcuni dettagli particolari come l'esclusiva mossa Z del Pokémon di settima generazione, che potrà essere utilizzata solo in presenza, in conoscenza in sostanza, della mossa Pietra Taglio, e che avrà come effetto peculiare quello di eliminare dal campo tutti gli effetti relativi per l'appunto al campo di battaglia stesso, quindi robe tipo le vitroccia o robe del genere in sostanza. Inoltre, ragazzi, questo Lycanroc si evolverà da un Rockruff evento che possiederà come abilità peculiare mente locale e che si evolverà tramite aumento di livello dal 25 in poi dalle ore 17 alle ore 17.59. In sostanza,
questo Rockruff che ci verrà donato sarà l'unico a conoscenza dell'abilità mente locale, che in un qualche modo sarebbe ciò che gli permetterebbe in un certo senso di evolversi per l'appunto in questa forma crepuscolo. Ora, anche in questo caso vorrei fare un piccolo riferimento all'Ikarok di Ash nell'anime. Mi spiego meglio. L'abilità mente locale è un'abilità molto particolare, se ci pensate. Un'abilità che richiede una sorta di collegamento psichico, un'abilità che si darebbe a un Pokémon di tipo psico in teoria. Sappiamo che alcuni hanno connesso l'Ikarok crepuscolo con il Greninja di Ash, come se fosse il suo erede, come se i due si dovessero sincronizzare. Non è che l'abilità mente locale in questo caso sia una sorta di monito per questa cosa. Magari questo Ikarok è molto speciale, questo Rockruff più che altro è molto speciale. Questa abilità qua ne darebbe la conferma, una sorta di Ikarok, potremmo quasi dire con dei poteri particolari, psichici, che gli permetterebbero per l'appunto di raggiungere questa forma. Insomma, fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate di ciò. Io spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, passate dai social e premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed. Prima di concludere volevo dirvi che ci vorrà un po' di tempo prima che io torni a caricare un video al giorno. Questo perché ragazzi sono stanco, l'estate mi ha devastato, il finale d'estate è stato un disastro, cioè un disastro in maniera positiva. Sono stato in giro per l'Italia e quindi mi devo un attimino riassestare. Se vedeste la mia faccia in questo momento vi prendereste 10 infarti, quindi è meglio di no. E quindi nulla, ci vorrà un po' prima che io riesca a ritornare a dei ritmi regolari, datemi tempo. Detto ciò ragazzi, direi che ho detto tutto e noi ci becchiamo in un prossimo video.